Oggi abbiamo inaugurato un nuovo servizio, una nuova ala per quello che riguarda la nostra ASPE. L'ASPE, tengo a precisare, non è più la casa di riposo o ricovero, come si diceva una volta, però è un'azienda servizio a una persona, un'azienda vera e propria, con un proprio bilancio, con un proprio consiglio di amministrazione, con un proprio presidente che sarei io, un direttore, e poi abbiamo una psicologa, abbiamo un'animatrice. Siamo praticamente a livello di 50 dipendenti o giù di lì. Per quello che riguarda i nostri ospiti, viaggiamo sui 97 ospiti. Per quello che riguarda la nostra struttura, abbiamo purtroppo solamente 17 ospiti autosufficienti, e questo è il grave problema che assilla la sanità regionale e la sanità nazionale. Una struttura sempre più qualificata, con un percorso e dei progetti dedicati alle persone affette con demenza, oggi anche l'inaugurazione di questi nuovi spazi. È un percorso di qualificazione che comincia anni fa. La passata gestione, la passata direzione della direttrice Petrini aveva cominciato con il centro diurno Alzheimer, con la sala per il relax che abbiamo visto sotto, e noi stiamo proseguendo su questa scia, quindi andando anche sul residenziale. Qui abbiamo la gestione di molti pazienti affetti da demenza e da Alzheimer per quanto riguarda il residenziale, eppure abbiamo 20 posti autorizzati, e adesso stiamo cercando di dare anche a questi pazienti che dormono qua, quindi H24, degli strumenti e una tipologia di assistenza che è basata più che altro su alcuni punti precisi, alcuni concetti precisi. La prima va sulla qualificazione del personale, quindi formazione mirata proprio all'etica della cura, e poi il risanamento di spazi specifici per questa tipologia di pazienti, che poi non è esclusivo, perché anche il paziente che fondamentalmente non è autosufficiente comunque usufruisce ugualmente di questi spazi in maniera virtuosa. Qual è l'approccio ai soggetti con problemi di demenza, soprattutto l'aspetto sensoriale di cui prima accennato, e anche che vedi in questi spazi tante attività di laboratori? L'approccio sensoriale sicuramente è quello che funziona di più con i malati di demenza, perché quando a livello cognitivo non c'è più la possibilità di comprendere, di conoscere, di riconoscere gli oggetti per il loro utilizzo, per quello che servono e per quello che sono, dobbiamo andare per forza attraverso i sensi. Ci sembra strano, a volte sento alcuni familiari che mi dice: non ti posso raccontare cosa ha fatto mia madre questa notte. Guarda, è normale, non mi dici niente di strano, perché la malattia porta purtroppo a non comprendere più tante cose che sembrano la normalità, anche se poi sul concetto normalità potremmo aprire un mondo. Però ecco, ritrovare il senso del gusto, il senso del tatto, sapere che magari ad occhi chiusi riconoscere un gomitolo come avevamo lì, le vesto lì, oppure riconoscere, distinguere un colore da un altro di una pallina, sentire se una cosa è più pesante o più leggera, e rilassarsi sentendo un po' di musica. Questo è importantissimo e aiuta il benessere della persona e anche il prendere coscienza di sé.